bentornati sul canale di Access00, siamo qui con un nuovo video di Super Mario Galaxy 2. Allora, iniziamo subito a farci i nostri livelli, le nostre galassie. E cosa abbiamo sbloccato qui? Cosa vedo? Cosa vedo nei miei occhi? Allora, entriamo prima di tutto nel livello qui. Prendiamoci un po' di astroschegge, che sono sempre soddisfazioni. Prendiamoci altre astroschegge. Questa l'avevamo fatta, sì, giusto, galassie rapide e sospese l'avevamo fatta. Questa l'avevamo fatta la scorsa volta. Mi avete detto, tra l'altro, io vi ringrazio che l'abbiamo finite. Io vi ringrazio veramente tanto. Qui, questo lo sblocchiamo con le astroschegge, mi sembra di aver visto. Come funziona? Cosa sta succedendo esattamente? Ciao. Oh, hai trovato uno sfavillotto ghiotto. Mi auguro che tu abbia tante astroschegge. Quelli mangiano. Sì, in effetti sì, lo sappiamo ormai. E dovremmo avercele. Amico, ha delle astroschegge? Sì, ce le abbiamo. Voglio delle astroschegge. Se ne mangio 700 mi trasformerò. Ok, perfetto. Ne abbiamo 700, sì, che vogliamo mirarlo correttamente. Ok, alla grande. Sta ingigantendo sempre. Esplode il ragazzo. Benissimo. Ci sono sazi. Ora stai a guardare. Trasformazione, benissimo. Guardiamo un po' cosa diventerà stavolta. Speriamo una galassia. O semplicemente ci sbloccherà i percorsi. Ci ha sbloccato un percorso nel centro. Esattamente, ci ha sbloccato una nuova galassia. Che sarebbe cosa? Praticamente non saprei. Ora andiamo un po' a vedercela questa nuova galassia. Cos'è esattamente e di cosa si tratta? Sembra galassia Eden Alveare. Non ho idea di cosa sia al momento. Vediamo un attimo di fare galassia Baia Stellare e la galassia Volo nella giungla. Allora, della giungla al momento, visto in quanto scimmie ne ho già abbastanza, io direi di partire con questa Baia Stellare. Oppure fare questa... Ma facciamo l'Eden Alveare. Va, vediamo un po' cosa c'è qui dentro. Sì, vado in questa galassia, ok? Vediamo un attimo cosa... Perché io ho scelto questa e ora sarà un macello tremendo. È una di quelle sbloccabili. Allora, vola, vola, vola l'Ape Mario. Benissimo. Vola, vola, vola l'Ape Mario. Qui invece l'Ape Mario. Benissimo. Era un cartone, non so se anime. Ora fucilano se non dite anime. Ai miei tempi erano tutti cartoni animati. Però vabbè, lasciamo perdere. Comunque, abbiamo Mario che si... trasforma in ape, credo. Perché ho visto quella cosa lì che... attenzione, ho perso un visibilio di astroschegge, mi sono perso. Ok, saltiamo qui, perfetto. E poi qui sopra, grandi, ottimo. Bello questo livello, al momento mi piace parecchio. Ma ci si può arrampicare su per quella scala esattamente? No, sembra di no. Ok, l'importante è saperlo. Poi, ma tipo fare una cosa del genere. E guardate, lo sapevo, almeno una cosa fatta bene ogni tanto la faccio, dice per sbaglio. Ma ogni tanto la faccio. Allora, vediamo un po' di fare un bel salto là sulla destra. Che tra l'altro vedo che c'è roba anche qua su sopra. No! Ah no, ok, parliamo. Sì, parliamone. Allora, siamo venuti qui in cerca di una superstella per la nostra regina. Ah, quindi sono buoni questi. Cioè, sono brava gente. Forse, forse no, non saprei. Comunque, qui ci posso scendere? Sì, bene, ottimo. Poi a salire tanto sei sempre in tempo. Qui si va da qualche parte, magari qui sotto. No, sembra di no. Bene. Quell'ape mi dà fastidio lì. Non so perché, ma mi dà alquanto fastidio. E... si può parlare anche con lui. Non riusciamo a trovarla. Saresti così gentile ad aiutarci a trovare la superstella? Ok, va bene, d'accordo. Quindi di dove risalgo? Di qua, presumo. Sì, magari non così, Ale. Tra un anno e mezzo risalgo, aspettate un po', che poi farei molto prima a risalire dalla parte di qua. Scusate, faccio veramente molto molto prima a risalire di qui. E io mi sono complicato la vita di là, ma vabbè, sono dettagli, se no non sarei io. Perciò continuiamo a salire, continuiamo a prendere tutte queste astroschegge, ne stiamo prendendo veramente tantissime. E lì c'è il potenziamento. Ok, siamo arrivati al potenziamento rischiato. Quanto va in alto volando? Non lo so, ma presumo lo scopriremo. Sei Mario Ape, guardate qui che costumino che abbiamo. Bellissimo, tieni premuto A per volare. Ok. Quindi come... Ah, ok. Ok, perciò se ritocchiamo terra, praticamente si ricarica il potenziamento. Mi sembra di aver visto una cosa del genere. Ok, ma se lo riprendo qui, tipo, non mi sembra faccia niente di particolare. Qui aspettiamo un attimo, qui riposiamoci un altro po'. Qua su sopra c'è niente, per curiosità. Giusto così per vedere, per la cronaca. Ok, noi riscendiamo giù di sotto, tanto non ci interessa. Poi prendiamo... Cosa sei esattamente che mi preoccupa? No, no, no.
Maledizione! Maledizione! Questa non me l'aspettavo, buco nero in questa galassia, veramente, proprio non me l'aspettavo. Ah, ma riprendiamo di qui. Ok, bene. Ok, quindi stavolta invece che scendere giù, io direi di salire in alto il più possibile, quindi stavolta. Ma quelli lì devo fare qualcosa o si fanno i fatti loro? Tutto qui c'è una moneta cometa, bene a sapersi. Vediamo un po' se riusciamo a prenderla. Yes, grandissimi così. A tornare anche via. Vieni qui, grandi. Ora, a sinistra non c'è proprio niente. Lì c'è una superstella, vedo. Ma dubito che la raggiungiamo di qua. Quindi noi saliamo su. Forse invece la raggiungiamo proprio di qua, quella superstella. Ho questo dubbio. Vediamo un attimo. Allora, qui saliamo su. Cerchiamo di prendere tutte queste astroschegge almeno il più possibile. Ne avessi presa una, ne avrò prese due o tre in tutto, credo. Suppongo, comunque, vabbè. Qualcuna l'ho presa, dai. Bellissimo qui il nostro Mario. Ok. Di cosa c'è lassù in cima? Sali su, Mario. Sali su, Mario. Ma, grandi così. Ok. Ok, benissimo. Ah, le monete ti ridanno anche energia per volare. Molto, molto carina. La fase è una one-up presa. Grandissimi in questo modo. Veramente fenomenale. Allora, qui sotto invece cosa c'era? Perché, infatti, mi sembrava di essermi dimenticato roba, diciamo così. Ok. Io ho l'impressione di star dimenticando qualcosa. Che altro, quella stroscheggia di prima era molto vicina. Quella super stella di prima era molto vicina e non l'ho presa. Io non vorrei che ci fosse una strada di là per prenderla, perché mi sembra strano una cosa del genere. Comunque, cerchiamo un attimo di salire, andare di qua a prendere queste tre astroschegge grandi così. Altro checkpoint. Benissimo. Riprendiamo qui il potenziamento. Qui occhio, perché c'è roba qua giù, ma ci sono anche due buchi neri lì sotto, quindi occhio veramente qui. Vai Mario, grande così. Ora, come funziona? Ah, perfetto. Quindi praticamente questa parte qui la possiamo fare anche, diciamo, quasi senza l'ape. Perché Mario, vai, grande. No, Mario, ok, benissimo. Vediamo di prendere anche queste due monete. Carina questa galassia, veramente, veramente molto carina. Mi sta piacendo parecchio, tra l'altro. Ed è ben fatta. Ok, mi aspettavo un po' più di velocità da questo livello. Però va bene anche così, va bene anche in questo modo. Qui prendiamo queste due schegge perché ho visto che comunque servono. Almeno quando possiamo prenderle, vediamo un po' di accaparrarcele. C'è roba là su sopra. Vediamo un po' di andarci. E vai così, grandi. Vai, 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 Mario. Vai, Mario. Grande lui. Ok, vediamo per prenderci questa schegge, poi quest'altra schegge. E saliamo. Vediamo un po' cosa c'è qua su in cima. Assolutissimamente niente. L'importante è saperlo e averlo visto che non c'è niente, perché è importante. Poi ci lanciamo lunghi, grandi così. Qui ci sono veramente un botto di roba da prendere. Mamma mia, quanti fiori si aprono con questa Mario ape. Grande lui. Ok, poi saltiamo lunghi. E dove andiamo esattamente? Altri checkpoint? Tanti checkpoint anche in questa galassia. Mi sembra di aver visto. Allora, con calma e per piacere. Lui come funziona? Vediamo un po' di stargli più lontano possibile, possibilmente. È possibile, possibilmente. Grande Ale, sei un genio. Poi, no, muoviti! Grande così. Vai, 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 vai. Grande Mario. È pericoloso, sono pericolosi sti cosi. Allora, qui come funziona? Sì. Tipo, cosa è successo esatta? No, esattamente. Mi aveva quasi fregato il biliacchino lì. Ok. Fare le discese è molto più semplice e molto meno dispendioso effettivamente. Quindi vediamo un po' di farne il più possibile. Qui prendiamo queste schegge. Ok. Saliamo qui tra questi fiori. Io devo aspettare un attimo perché... Ah! Lo sapevo! Lo sapevo! Meno male mi ha ridato il potenziamento. Ok, grandi così. Praticamente quello ti leva di botto il potenziamento. È niente male, sta cosa. Fa male, dà fastidio. Dà molto fastidio. Benissimo, poi riprendiamo questo potenziamento. No, 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 buco nero, no. Ok, dai, nuvola. Nuvola, dove vai? Ok, no. Ma lassù ci arriviamo noi senza bisogno dell'altra nuvola. No, 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 no. Grandi così. No, non ci arriviamo, dobbiamo per forza farlo con l'altra nuvola. Che non so come diavolo faremo ad arrivarci, tra l'altro, ma ci riusciremo, credo, in qualche modo. Bene, lì c'è una superstella.
Forse è la superstella che vedevamo prima da qua giù. No, vedete, laggiù indietro ce n'è un'altra. Laggiù in fondo ce n'è un'altra di superstella. Non so se l'avete vista. Ora vedo un po' di farvelo rivedere dallo sfondo. Ale, Ale, no, no. Laggiù sullo sfondo dietro alla P c'era una superstella. Maledetto me. Ok, ritorno lì alla fine. Vediamo di concludere il livello e poi metterò alla ricerca dell'altra superstella. In qualche modo la devo trovare. Ok, quindi prendiamo questa superstella, grandi così, e l'altra, come diavolo la prenderemo? Da dove più che altro la potremo prendere quella lì? Non ne ho idea, francamente. Sembra quasi che sia verso prima della metà del livello che si può andare là o qualcosa del genere. Interessante questa cosa. Ho ottenuto una superstella, perfetto, siamo a 19. La moneta, la medaglia cometa l'abbiamo presa, ottimo. Astroscheggia a profusione e monete a profusione. No, monete veramente ne abbiamo prese poche, per la verità. Adesso sono accessibili nuovi percorsi all'astronave Mario, cioè quello lì per andare, quello orizzontale, diciamo. I dati di gioco sono stati salvati. Ok, perfetto, noi ci vediamo lì dentro a quella galassia della, questa galassia dell'ape, la galassia Eden Alveare, per vedere un attimo se riesco a trovare il modo di arrivare all'altra superstella. Vediamo un attimo se ci riesco, prima di domani possibilmente. Ok, ce l'abbiamo fatta ad arrivare fin qua, grandissimi in questo modo. Io penso che qui ci sia un'altra strada e dovrebbe essere la strada proprio per l'altra superstella. Esatto, grandi così, ma guardate dov'era, era proprio all'inizio praticamente. Cioè, bellissima sta cosa, era molto breve e molto semplice da raggiungere, grandi in questo modo. Ok, l'avevo vista quella strada, però non capivo come andarci e con l'ape non ti ci faceva andare perché una volta che praticamente ti bagnavi con l'acqua che scendeva giù di sotto ti portava via il potenziamento, quindi non c'era modo e semplicemente avevo fatto un salto un po' fatto meglio, tutto lì. Calcio a parete immemorabile abbiamo preso. Ok, perfetto, grandi così, galassia completata. Bene, ottimo, sono soddisfazioni anche queste, grandi in questo modo, benissimo. Allora, cosa ci dici tu? Ora abbiamo anche un'ape a bordo. Ebbene sì. Chissà se potrà insegnarmi qualche trucchetto per volare. Ok, poi andremo a parlarci magari la prossima volta nel prossimo video. Nel frattempo io direi che ci possiamo salutare qui con questo episodio. Vi ricordo, se vi va, di iscrivervi ai miei canali Facebook e Twitter, se vi va di seguirmi su Instagram, Telegram e Miiverse, e di aggiungermi agli amici di Steam ovviamente, se vi va e se avete un PC per Steam. Un saluto ancora da Axios00 e alla prossima. Ciao!